Un fondo specifico per il sostegno economico alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, residenti nella regione Puglia, e che permetta di rimuovere un ostacolo significativo all'accesso a trattamenti scientificamente validi che spesso comportano un costo elevato e sono quindi fuori dalla portata di molte famiglie. È questa la proposta di legge del gruppo Forza Italia in regione Puglia. Noi proponiamo uno stanziamento di 250.000 euro all'anno per un aiuto alle famiglie che vivono il dramma di avere dei figli autistici. Purtroppo sono circa 4.000 famiglie in Puglia e noi vogliamo essere al loro fianco in maniera concreta, anche perché con questo aiuto, insomma, le famiglie potrebbero anche mettere un assistente al fianco dei bambini, proprio appunto per aiutarli in questo dramma che purtroppo vivono giornalmente. La norma prevede inoltre la creazione di un elenco regionale di professionisti con competenze ed esperienze specifiche nell'ambito dell'autismo, garantendo così una maggiore qualità degli interventi e una maggiore trasparenza nei confronti delle famiglie. La Regione Puglia sarebbe la seconda in Italia, dopo la Regione Lazio, a istituire un fondo specifico. Un importante passo avanti nella promozione dell'inclusione sociale dei bambini autistici, contribuendo a ridurre la discriminazione. Qual è la situazione oggi in cui versano queste famiglie afflitte da questa grave difficoltà? Purtroppo sono costrette a spendere tanti soldi per le cure ai bambini, per stare dietro, insomma, molte famiglie chiaramente non riescono a vivere una vita normale. Noi attraverso la nostra azione vogliamo comunque dare un piccolo sollievo e credo che non ci sia maggioranza o opposizione che tenga, ma in questo caso ci sia il grande cuore degli amministratori pugliesi che devono essere vicino a queste famiglie.